Un punto in cinque partite lacune ormai conclamate, la capolista cesena per la prima volta a corsare all'Adriatico 1-0 rischia qualcosa solo nel finale. 10 dal termine, il primo tiro in porta dei biancazzurri subito dopo il colpo di testa di Brosco sventato dal portiere ospite Pisseri, decisamente troppo poco. Squadra senza anima e grinta, quasi esangue, specie nella prima frazione dominata dai romagnoli. E l'aspetto forse più preoccupante, a prescindere dai limiti strutturali che ormai sono conclamati. Non c'è un bomber, ma le maggiori criticità riguardano il centrocampo costituito da giocatori non esattamente funzionali all'idea di Zeman. Manca un play di ruolo, squizzato non lo è, del resto se l'impostazione nasce dai centrali di difesa qualcosa non torna. Nel calcio del boemo il basso deve essere schematico, rapido nel verticalizzare il gioco e bravo nell'interdizione. Per caratteristiche le mezze ali non sanno andare senza palla, le qualità tecniche di Tuniov sono indiscutibili, ma in un centrocampo a tre l'estone sembra di difficile collocazione. Se giochi sistematicamente con 7-8, a volte anche 9 under, alcuni dei quali con pochissima esperienza, non puoi coltivare grandissime ambizioni. Oggi la dimensione del Pescara è certificata dalla classifica, nelle ultime settimane però l'11 di Zeman, non immune da responsabilità, ha disatteso le aspettative, non solo dal punto di vista dei numeri, che poi nel calcio sono tutto, numeri che vale la pena ricordare: 5 punti e altrettanti KO in 8 sfide, appena 8 gol realizzati ma distribuiti in 4 gare, restando a secco contro Pineto, Vispesaro, Carrarese e Cesena. La vittoria manca dal 22 ottobre 1-4 a Lucca, in casa di fatto da 2 mesi, 3-2 col Gubbio lo scorso 2 ottobre. Non solo, negli scontri con le prime 6 della classifica i biancazzurri hanno conquistato un solo punto nella trasferta di Perugia, 0 nelle sfide contro Cesena, Torres, Carrarese, Pineto e Recanatese, numeri piuttosto eloquenti. Il Pescara sembra essersi dissolto, non è più la squadra ammirata nelle prime 6 gare, è prevedibile, non crea più occasioni e subisce sempre gol. Per gli avversari è diventato sin troppo semplice, sono compatti, blindano le fasce e ripartono velocemente negli spazi, come accaduto in occasione del gol partita che nasce da un errore di Tuniov, sì, ma ad oltre 50 metri dalla porta. La compartecipazione è stata evidente. Sull'invito di Adamo, Spendi viene completamente dimenticato da Brosco. Ecco perché oggi come oggi, e non solo da oggi, non ha senso guardare la classifica. Meglio vivere alla giornata, cercando di correggere i difetti e naturalmente migliorare.